Bella raga, oggi vi farò vedere come utilizzare la noce, parte del posteriore della bestia. La ricetta di oggi è involtini di noce con scamorza affumicata e spalla cotta. Gli ingredienti sono noce, ovviamente, scamorza affumicata, spalla cotta, cipolla rossa, pan grattato e gli immancabili olio, sale e pepe. E poi ci mettiamo pure un po' di prezzemolo. Cominciamo! Per prima cosa ricaviamoci le fettine dalla nostra noce per gli involtini. Di fettine ne abbiamo a sufficienza. Ora passiamo alla scamorza. Stessa storia, fettine, striscette. No, oggi non cubetti. La scamorza ce l'abbiamo, stessa sorte toccherà alla nostra spalla cotta. Ora spazio alla panatura. Trito fino di cipolla per prima cosa. Tagliata fina fina. La cipolla ce la siamo tritata, ora condiamo la nostra panatura. Una boule vuota e cominciamo a prepararla. Aggiungiamo un po' d'olio. Grattiamo un po' di pepe. E sale. Mischiamo. Il risultato dovrà essere all'incirca questo. Ora un tocco di verde. Tritato fino. Un'altra mischiata ed è pronta. Ce la mettiamo in un vassoio, così sarà molto più facile prepararci i nostri involtini. A questo punto, fette di carne, la paniamo da tutte e due le parti, in questa maniera. Ce la sistemiamo sul tagliere, prendiamo la farcia, abbiamo messo la scamorza affumicata, ora mettiamo la spalla cotta e se gira. Se ci vengono un po' bruttini, poco importa. Tempo per sistemarli se ne trova. Ora andiamoci a cuocere gli involtini. Il fuoco sostenuto all'inizio. Olio. Aspettiamo un attimo. Ci siamo. All'inizio il fuoco deve essere molto alto, così si forma la crosta. Poi, per permettere al formaggio di sciogliersi, abbassiamolo. La crosta è più o meno così. E lo spiedino è pronto. Ora impiattiamo. Non vi dimenticate il verde.
Oh, finalmente si mangia. E si beve. Cosa? Una bella Peronigra Riserva doppio malto. Per il suo aroma luppolato. Delicatissimo. Bella, regà.